Oggi incontriamo un personaggio particolare, Piero Tunno, un imprenditore, un progettista e un artista del verde. È una persona che ama le piante, la natura come lui, dove poteva portarci se non in questo luogo meraviglioso. Questo è Ugento, questo è il mare di Ugento, questi sono i bacini, i famosi bacini. Questo è il luogo del cuore di Piero Tunno, che adesso ci parlerà e ci racconterà la sua vita. Ciao Piero! Ciao! Come stai? Bene, che posto meraviglioso! Ma qui siamo a Ugento, vero? Sì, Ugento, marina di Ugento, precisamente di fronte a Torre Mozza. Quelli che vedi lì sono i bacini. Questa è una lunare che è stata bonificata negli anni 40. Hanno collegato i bacini al mare, lì si vede perfettamente l'ingresso del mare nell'acqua nel bacino. Con questo sistema di collegamento hanno collegato i bacini al mare, c'è un ricambio dell'acqua e quindi hanno tirato ed è una zona da un punto di vista botanico, molto. Una parte davvero importante nella vita di Piero Tunno l'hanno avuta sicuramente i suoi genitori, suo padre Silvio, sua madre Clara. Chi per un verso, chi per l'altro ha impresso qualcosa nella sua mente, forse, nella sua testa, in modo da poi costruire pian piano il suo futuro. Come spesso succede, il luogo del cuore dei nostri personaggi è il luogo anche dell'infanzia, che ricorda i momenti dell'infanzia. Qui, su questa collina, davanti a questa vista meravigliosa, Tunno, insieme al suo papà, venivano a cercare i funghi, venivano a caccia e trascorrevano tanta parte della giornata. Io venivo qui con mio papà da piccolissimo, era una caccia. Quindi non solo nei boschi? No, ci sono, sì, noi abbiamo delle varietà che sono tipiche della macchina di Verrà, proprio solo qui o in alcuni posti della Sicilia. E venivamo anche qui a raccogliere i corpezzoli per Natale, perché poi la mamma faceva questi cestini rossi. Quindi tu ti ricordi questo luogo com'era un po' di tempo fa, insomma? Sì. Era così o era diverso? Diciamo che non c'erano questi insegnamenti. Queste case giù non c'erano, passavano pochissime macchine, le strade non erano praticamente, a parte la litoranea, il resto non era asfaltato. E poi questa collina tappezzata da macchine mediterranee che periodicamente purtroppo venivano incendiate, e quindi per questo motivo non la vedi sempre così bassa, è tagliata, come dire, da una specie di canyon, come se fossero dei vecchi fiumi che attraversavano. E in questi canyon c'è una vegetazione meravigliosa, piante praticamente ornamentali. Che tu conosci bene naturalmente. Prima sì. Mi hai fatto vedere un fiorellino, mi hai detto si sta avvicinando la primavera. Sì, guarda, ci sono anche dei crocus, vedi? Quindi la natura qui ci sta parlando praticamente, ci sta dicendo sì. Qualcosa. Cosa ci dice? Beh, queste fioriture sono un po' un anticipo di primavera, quindi guardando questi fiori sappiamo che le giornate si stanno allungando e che a breve sarà primavera. Infatti siamo già a fine gennaio, qui al mare il clima è un pochino più dolce, più caldo, sì. E quindi diciamo che qui tra 25-30 giorni è già primavera. Che bello, che bella notizia, grazie. La primavera nel Salento inizia praticamente da questo posto, bellissimo. Possiamo dire così. Ma tu in questo posto, insomma, ci hai lasciato un po' il cuore, è vero? Sì, perché, ripeto, io, pur essendo di Taviano, mio papà aveva una grossa azienda qui nell'entroterra, sempre a Ugento, quindi frequentava questo posto, questa città praticamente tutti i giorni, era un'azienda molto grande, un'azienda agricola, e io lo seguivo, quindi durante il periodo estivo, quando non andavo a scuola, passavo intere giornate con lui. Anche perché voleva, come dire, occuparsi personalmente della mia educazione, o come diceva lui, addestrarmi, più che... Sì.
Sì, era un vero e proprio addestramento il suo rispetto per le persone. Il contratto si fa con una stretta di mano, l'uomo d'onore, eccetera. Ma non l'uomo d'onore nel senso, proprio nel senso dell'uomo corretto. Piero Tunno ad un certo punto della sua vita diventa imprenditore, è vero, un imprenditore con la passione per le piante e per il verde, adesso attualmente titolare di un'importante azienda che si occupa proprio di questo, no? di far nascere, crescere, curare le piante, ma anche di sistemarle nel luogo giusto. Sì, e diciamo che mi ritengo fortunato. Perché sono tra quegli uomini che è riuscito a fare un lavoro che gli piace. Io faccio quello che mi piace. Avevo sempre avuto questa passione per le piante, sin da piccolo aiutavo mia madre a trapiantare in giardino. Poi per l'epoca non c'erano i vivai e quindi non c'era il negozio dove andare a comprare le piantine fiorite, ma era già una fatica ordinare i semini e prodursi da solo le piante in giardino. E quindi ho ereditato questo gusto, questo piacere da mia madre. E negli anni questa passione è cresciuta sempre di più. Per la tecnica c'era mio padre, perché era un imprenditore agricolo illuminato per quel periodo, con tutte le primizie, tutto quel materiale che si produceva, quei prodotti. E quindi ho messo insieme, come dire, queste passioni, questi piaceri e ne ho fatto un po' un'attività, affiancando anche, devo dire, tanto studio comunque, oltre alla parte pratica. Aveva già un'azienda, è vero, tanto tempo fa, un'azienda importante che agricola, sì, che dava sì. Lavoro a tanta gente, a tante persone. Sì, io ricordo folle di persone che lavoravano in azienda, credo più di 50-60 operai, che per l'epoca erano numeri, devo dire, importanti. Però hai scelto la parte più estetica, forse, no? delle piante, della natura, come mai? Qua credo che sia stata un po' l'influenza della mamma. La mamma è una donna, come dire, più amante dell'arte, dipingeva, adesso un po' avanti con gli anni non dipinge più, cantava e cuciva anche per il piacere soprattutto di creare degli abiti, quindi una creativa in questo senso. Sì, io sono, come dire, un amante un po' del bello, effettivamente. Infatti amo realizzare giardini di prestigio, giardini che diano delle gioie.